Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokéland. Siamo di nuovo qui insieme ragazzi, oggi senza webcam perché sto registrando in un orario abbastanza tardo ragazzi. Quindi io direi di andare avanti. Mi sono anticipato tutte le quest della nuova giornata ragazzi. Infatti potete vedere che già ho tantissimi gold e tantissime gemme. Oggi andremo a cercare di fare qualche quest di quelle decenti, diciamo, di quelle che ci abbiamo. Perché se no vi faccio vedere sempre le stesse. Quindi direi di andare prima di tutto a buttarci a fare il nostro fit enemy. Vediamo se è sempre lo stesso tizio. Siamo sempre contro sto Kimboro ragazzi e non ho visto i log. Oddio quanta roba ci abbiamo che abbiamo preso. Che cos'è questo? Buonissimo, advanced attribute reset BS level, bellissimi. Ok, dei ticket, va benissimo, dei soldi. 8 di questi cosini, guardate quanta roba c'ho qua dentro che non ho recuperato. Mamma mia, se vede che ho giocato pochissimo sti giorni Ok, recuperiamo il tutto, molto bene. E direi di andare a farci altre battagliette contro il tizio. Allora, vediamo un po' cosa fa. Vediamo un po' se è migliorato lui. Ne dobbiamo fare 3 al giorno, ragazzi. Ricordatevi sempre questo. La quest vuole questo. Ogni cosa ci dà, appunto, se vinciamo o perdiamo, degli oggetti randomici. Quindi conviene sempre farle, ragazzi. Ok, questa è totalmente automatica. Questa non posso toccarla io. Ok. Sembra che lo stiamo distruggendo a randomale, come sempre. Perché quel tizio non è mai stato più potente di me. Da quando sta contro di me come nemico del destino non è mai cambiato nulla. Sempre perso. Quindi andiamo a farci tutti e 3 e vediamo che oggetti ci dà, più che altro. Ok, 5 per aumentare appunto la nostra cavalcatura. Un altro ticket per andare a catturare i Pokémon. Un giorno faremo una puntata solo cattura di Pokémon, ragazzi. Sicuro. E andiamo a provare un'altra bella battaglia contro di lui. Tanto vinciamo sicuramente, ragazzi. Non è che... c'è tanto da stupirsi. Ok, vediamo un po'. Solo per vedere che cosa ci dà. Dobbiamo farne 3 in un giorno, ragazzi. Su, su. Dai quei caricamenti. Sono anche molto veloci, per fortuna, sempre di questo gioco. Vi ricordo. Allora, un ragazzo, intanto che c'è questa schermata, vi dico che mi aveva chiesto appunto come può recuperare il proprio account se ha problemi col recupero. In basso a sinistra c'è questo bellissimo pulsantino che vi fa entrare nel vostro account, parlare col GM, andare sulla pagina Facebook o seguire le ultime notizie. Utilizzatelo, è molto comodo ragazzi, specialmente per parlare con il GM. Giustamente è tutto in inglese, quindi regolatevi. Ok, intanto questo Kimboro è rimorto malissimo contro la mia bellissima squadra. Qualcun altro mi ha detto Charizard è totalmente attacco speciale. Scusate, il cellulare mi ha suonato, è una vostra notifica. Allora, che cosa fa in pratica Charizard? Charizard è l'attacco, quello drago, quindi il primo attacco che fa è attacco fisico, non è attacco speciale ragazzi, quindi quello si potenzia. E visto che avevo soltanto appunto break su quello, per adesso sto potenziando quello, che potenzia soltanto la mossa drago, la prima. Il problema appunto è aspettare che arrivi in break pure l'attacco speciale, perché tanto ci arriveranno tutti ragazzi, tutte quelle abilità diventeranno break prima o poi, sperando sempre che quegli attributi mi capita presto e non mi rovino la media del mio Pokémon già com'è adesso. Ok, allora lo stiamo ridistruggendo per la terza volta come doveva essere. Ok, vi ricordo server S89, abbiamo la nostra Gilda, non ho visto neanche che cosa ha preso, era la cosa che mi interessava di più, invece l'ho saltata per starvi a dire della Gilda. E cercate appunto la Gilda Febbag, fate l'appli, così praticamente potrete fare anche le quest di Gilda con noi. Allora, andiamo a vedere che altro possiamo fare. Prima di tutto io direi di andare su Monster e... i soldi che ho già preso dal safari ragazzi, anzi l'esperienza che ho preso dal safari, di andarla a mettere a qualcuno di loro, anche che sicuramente non riuscirò a farli salire più di tanto. Allora vediamo un po' training. Allora stanno tutti più o meno sullo 0 col più 13. Il Gyarados è quello più basso, direi di darli tutti a Gyarados. Ok, non ci arriviamo neanche a 700, che schifo. Questo è uno dei Pokémon che ho catturato, anzi questo lo fondo subito, così me lo levo. 81.000 spesi e non ho fatto nulla perché non mi ha dato il fusion. Ok, intanto direi di andare a fare un'altra bella cosa. Qui abbiamo la quest dell'adventure. In questo caso dovremmo fare appunto un po' di avventure con il ride, perché tanto ho 561 ride ragazzi. Allora vediamo un po' cosa possiamo farci. A cosa serve il nostro Pokémon, che friendly vuole? Allora, vediamo un po', Friendship, Vanilla Water, ah, questo sarà Fire Fury che glielo posso già dare. Vediamo un po' chi possa alzare, alziamo lui,
gli diamo un po' di Green Ghost, andiamo a prendere un po' di Green Ghost. Dove? Sul Chuco Mountain. L'abbiamo fatto full? Sì. Quindi possiamo raidare pesantemente, ragazzi. Vai con raid che ci dà la robina. Tanto dobbiamo fare la task dell'adventure. Vediamo un po'. Ci dà anche 200 di esperienza botta, quindi è veramente buono. Questo come al solito avviene dopo che avete già finito un determinato livello, e al massimo vi dà anche lo special reward in più. Comunque due ghost a botta non sono male per niente, ragazzi. Ok, non ho abbastanza vita, ma ho le gemme, quindi me le compro. Vai così di cattiveria, facciamo raid. Pumpkin. Oh, questa è roba di Halloween. Ora andiamo a vedere, ragazzi, se ci stiamo. Ok, vai, vediamo un po' se ci dà qualcosa. Le pietre a tributo, ottime. Ok, tanti fantasmini, gemmine. Stiamo andando veramente alla grande con questi reward e queste vit. Vediamo un po' se riusciamo a fare la quest velocemente. 9 su 10, ok. Abbiamo ancora 81 vit, anzi 73. Ok, questo è lo stesso, sono sempre per Halloween. Adesso devo capire che cosa fanno queste cose Halloween. Tu ti potenzi intanto, vai. Vai che diventi più potente, così ti voglio. Ok. E adesso voglio andare nella mia borsa a vedere appunto cosa fanno questi oggetti di Halloween. Oh, esperienza per due, usiamola, 500. Abbiamo anche i soldini, quanta robina ci avevamo qui nell'inventario, mica me ne ero accorto. 2 da 50.000 addirittura, questi me li faccio da solo. E abbiamo appunto questi qui, dove si usano? Bella domanda, Jack o' Lantern. Allora, questo forse? Sì, Happy Halloween, ok, Amazing Gift, o Gift, ok. Allora, se riesco a collezionare questo, mi posso prendere per 99 volte un attribute per ogni mela. Serio? Ma che me stai a dire? Cioè, regà, no. Mi può dare o il max dell'attribute oppure la gemma. Ottima sta cosa, bisogna farmare alla grande. Ok, oppure se prendete così vi danno un advanced che effettivamente non ci interessa per adesso. Queste ci interesserebbero, però sarebbe da trovare queste candy che sono lo stesso molto rare, che poi hanno chiamato candy, se avete visto. Ok, qui abbiamo una medium elemental box, random tier 2 elemental friendship item. Effettivamente mi piace più la prima e la seconda che la terza, sinceramente. Allora, quindi, visto che ci stiamo e dobbiamo sprecare comunque i nostri bei punticini, i nostri vit, direi di andare a fare anche l'adventure. Ok, l'adventure vuole l'elite. L'elite già ce l'abbiamo fatti, quindi basterà fare il raid. Che bello, uno. E ci dà la roba. Oh, 2000. Porca miseria, regà, se facciamo quelli di livello non troppo alto, probabilmente riusciamo a prendere tante mele e tante gemme per gli attributi. Ok, sembra che abbia fatto la quest degli advanced, appunto. Ok, adventure fatto. E possiamo andarci tranquillamente a dare forse un po' di esperienza a qualcuno di loro, perché ho visto che ne abbiamo accumulata abbastanza. Vediamo un po'. No, niente, 4000 e rotti. Non sono tantissimi, però niente di male. Allora, vediamo un po'. Abbiamo altre robine, ho visto, da cambiare. Abbiamo fatto il bonus di che cosa? Del consumo del vit 200 in una giornata, quindi 10 gemmine, 10 diamanti per noi. Grazie, molto gentili. E andiamo a scambiarci anche queste bellissime melette, perché sono molto comodi gli attributi. Si possono fare 99 volte, ok. Allora, intanto vediamo un po' se abbiamo fortuna e riesco a fare quello che vi avevo detto, il break, cambiarlo a lui. Perché mi avete detto, no, l'attacco fisico, no, no, no. E vabbè. Allora io che cosa faccio? Lo sblocco. Ok, così ho più possibilità, ragazzi. Ok. E andiamo a fare una bella cosina. Vediamo un po'. Questa si può maxare con due. Io faccio il training. Allora, sì, lo so che ha superato il limite, ma non ci interessa, tanto l'abbiamo già potenziato. Ok, vediamo un po' se ci capita qualcosa di buono. Un altro break. Ci serve un altro break. Su. Guardate quanto ci è mancato poco con l'HP value. Dai, 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 dai. Ce ne vuole un altro di break. Su. Così magari ci capitasse attacco speciale, così siete tutti contenti. Invece no, sto continuando a calare invece di aumentare. La speed value un'altra volta è andato oltre, non ci interessa. Voglio qualche altro break nuovo. Per favore, me ne sono rimasti due di gemmine. Una. Niente di buono. Peccato, peccato, peccato. Giustamente, come avete detto, la speed è buona e potrei anche utilizzarla. Tanto ho due dei max. Eccoli qua. Ok, ci andiamo a potenziare per bene. Ecco qua. Intanto dobbiamo potenziare lo speed. Giustamente abbiamo tutto calato adesso. Dovrò rifare un po' di attribute. Peccato. Allora potrei provare ad andare a fare insieme a voi una King of Arena. Vediamo un po'. Allora io sono rank 127, ragazzi. Da qui in poi sono tutti molto, molto più alti di me. E è quasi impossibile che io riesca a vincere, ve lo dico.
Infatti adesso andiamo a fare una insieme e vediamo che cosa ci capita veramente. Ok, battaglia, parte. DMX 54, 160.000 punti. Sicuramente avrà gli attributi molto più alti di me e mi farà il sederino. Intanto, flying, sicuramente. Oh, Goldak ci aveva preso qualche danno. Allora, qui sul Mew possiamo fare Dark. Ok, ha tirato sul Charizard perché per fortuna sono tardi. Io vado di Water sul Mew. E dovrei andare di Fire, vediamo un po' in questo caso. No, perché poi dopo prendo loro due e non gli faccio tanti danni. Quindi Dragon è direttamente su di lui. Si è trasformato in Gyarados. Vai di cattiveria su di lui. Ok, allora io direi di continuare a puntare tutto su questo, così lo buttiamo giù di cattiveria. Anche se regge da Dio, eh. No, mi sta facendo tanto male, tanto male. Allora, Gyarados l'abbiamo ucciso. Ah, ho uno sbaglio nel team e me ne sono accorto solo adesso. Ok, allora direi di puntare sulle botte d'acqua sul povero Charizard avversario. Vai, attacco d'acqua ancora. E qui rischiamo di perdere il nostro Charizard. Guardate come muore male, eh. Morto, e che non lo sapevo. Ok, vai, Charizard loro gli manca un pelo. Potrei fare Dragon così. Non l'ammazzo, non ci credo, quanto gli è rimasto. No, sono morto io. Per uno sbaglio di calcolo mi sono fatto fregare malamente. E mo muoio contro il suo Goldak. Infatti 1006. Ok, una su tre persa veramente male. Giustamente mi dice che devo migliorare il mio power, il mio mount training e i badge, che dovrebbe essere le abilità, le skill. Ok, allora non siamo riusciti a batterlo, ci dispiace di questa cosa. Vediamo un po' che altro posso fare. Allora, queste sono appunto le skill. Giustamente sarebbe da potenziare anche Protect Medal, che non l'ho mai potenziata più di tanto, solo che devo fare le gemmine. Visto che ci stiamo, facciamo una Lair, vediamo un po' se riusciamo a farla. Ok, gemme così a random, questo è lo shop. Questo poi me lo controllo io, perché sicuramente ci sarà roba da comprare. Con 1 milione e rotti di gold sono comodi. Allora, volevo andare sulla bag e andare ad aprirmi un bel Lair map. Vediamo un po'. Giustamente sono da solo a quest'ora. Vabbè, Venusaur livello 7 è fattibilissimo, ragazzi, si butta giù che è un piacere. Vediamo un po'. No, ho lasciato di nuovo Gyarados. Sono un tardone perché quello è d'acqua. A parte che posso fare la mossa di ghiaccio. Poi è tutto automatico, mi dimentico sempre. Aia, povero Goldak. È più forte di quello che pensassi a livello 7 sto coso, sbaglio? Ah no, il team era quello di Corraicio, quindi non ci abbiamo neanche Gyarados. Ok, ok, allora forse riusciamo a resistere di più. Vediamo un po'. Ce la possiamo fare a buttarlo giù. Vai di cattiveria. Penso in 2-3 tentativi probabilmente, non prima. Ok, Marvelous. Giustamente mi si è depotenziato il Charizard facendo tutti quei cambiamenti da attributi. Peccato, peccato. Ok, il mio Raichu è morto malamente. Abbiamo messo Blaze 3, quindi si è potenziato quando sta a un quarto di vita il Charizard. Perfetto. No, a metà vita, scusate. Tutte le mosse fuoco si potenziano. L'abbiamo mandato più o meno a metà vita. Penso che ci vogliono altri due attacchi. Vai, vediamo un po' se ce la facciamo a buttarlo giù, almeno per prendere qualche punticino in più. Caricamento solido, perché ti pare. Ok, vediamo un po' se siamo un po' più fortunelli e riusciamo a fare qualche danno in più, magari ho qualche crit. Allora, Goldak sta sopravvivendo con una bella fortuna, sinceramente. Eccolo, è morto, ho parlato presto. Aia, 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 non mi toccare il Charizard in quella maniera, ti pisto. Ok, flying, mossa elettro. Se lo paralizzassi, Raichu, sarebbe un piacere, sinceramente. Mi sta diminuendo tutto, attacco speciale, difesa speciale, tutto. Guardatelo, il maledetto. Sta puntando a buttarmi giù Charizard, ha capito che è il pericolo contro lui stesso, guardate. Ok, ok, vai, buttalo giù. No, mi ha addormentato Charizard, ma mi ha recuperato vita, grazie, ti ringrazio, Venusaur. Sei stato molto utile, sinceramente. Mi hai fatto fare un attacco di meno, probabilmente. Vediamo un po'. Raichu sta a regge stavolta, eh. Vai, vai, vai. Che Raichu si sta velocizzando, non so per quale arcano motivo. Ok, ok, guarda, gli manca un pelo pure al mio Charizard. Dai, laggata strana. Ha doggiato il colpo. No, mi sa che... Oh, a fortuna, a fortuna. Oh, l'ho ucciso a fortuna. Bene, quindi ho utilizzato soltanto due gemmine. E questo è buono. Ok, giustamente non ci dà nulla. E dopo ci dà i diamantini, quelli lì, per potenziare i medaglioni. Ok,
caricamento un po' più lungo di prima, chissà perché, forse tutta la gente sta giocando adesso, sono arrivati a oltre 200 server, ragazzi, questo gioco sta diventando popolare, veramente tanto popolare. 4 di quelle di cura e 6 gemmine per potenziarsi. Allora, World Series e Don Battle sono un po' più lunghe, la Gym Battle non ve le posso fare adesso, siamo arrivati più o meno a 15-20 minuti di puntata, quindi mi fermo qui. Io volevo chiedervi, ragazzi, un giorno che magari non ho da lavorare tanto, se vi va di vedere una live di questo gioco direttamente su YouTube, ditemelo qua sotto nei commenti, ragazzi. Vi ricordo, server S89, Gilda Ifebug, quindi fate l'appli per la Gilda Ifebug. E niente, ragazzi, lasciate pollicioni, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, e ci vediamo alla prossima puntata.